Buon salve, allora, stamattina è 25, ho un sacco di mal di pancia per ieri sera, che poi, allora, fondamentalmente non ho mangiato cose strane, perché ho mangiato la pasta agli olio, le rotelline di calamari, i broccoletti fritti, l'insalata russa, ok. Secondo me è stato il torrone perché io non sono abituata a mangiare cioccolata e quindi mi fa subito male. E quindi stamattina mi sono svegliata e sono tipo 2 ore che sono nel letto a vedere i video. Adesso stavo vedendo lo swap di Deborah, Eleonora, insomma. Quindi stavo vedendo un po' di video. Però mi fa malissimo la pancia. E poi non so se sentite, ma ho la gola a pezzi, tipo. Va bene, bel Natale ragazzi. No, sono le 10:25, pensavo fosse più tardi. Ieri siamo tornati tardissimo e mi sono anche scordata di finire il vlog di ieri della vigilia, perché appunto ero stanchissima, poi sono dovuta tornare, struccarmi, mettermi in pigiama, mettermi nel letto. Cioè, è davvero un casino. Comunque, stamattina penso che andrò da mia nonna direttamente. Poi oggi non mi voglio né fare un trucco elaborato, cioè mettere sei fondotinta, baking e cose sulla faccia, cioè voglio proprio una cosa scialla. Magari faccio un bel trucco occhi, però non come quello di ieri, un pochino più soft. Poi non vedo l'ora di girarvi il video dei regali, perché mi sono stati fatti dei bei regaloni e poi lo vedrete nel video. Comunque sia, appunto, dei regali, cioè alcune, tipo una soprattutto non pensavo, perché cioè nel senso è una cosa, allora vi do un indizio, è una cosa che già ho cambiato parecchie volte, però mi è stata regalata, quindi che dici, no? No, scusami, già ce l'ho, alla riportano indietro, non penso, anche perché non penso si possa riportare indietro, vedrete tutto quanto, cioè questa cosa che mi hanno regalato non so se farvela vedere, tanto verrebbe criticata lo stesso, quindi non lo so, però vabbè, ci penso un attimo e vedo se vale veramente quello che, cioè, che vale, però farvelo vedere. Detto ciò, adesso troverò da qualche parte, non lo so, sotto il cuscino magari c'è la forza di alzarmi. Ok, naturalmente mi alzo e scopro di avere tipo il torcicollo, perché forse avrò dormito male. Cioè, peggio di così non si può. Cioè, ma un Natale peggiore, ma cosa? No, vabbè, è ancora lunga la giornata di Natale, però si prospetta davvero una cosa non molto carina. C'ho tutto il torcicollo da un lato, mi sono dovuta mettere questo scaldacollo. Sì, che col blu del pigiama sta proprio da Dio, guarda. Comunque adesso vado giù, vedo se riesco a spizzicare qualcosina. E poi metto anche la macchinetta in carica perché c'ha una tacca soltanto. Giorgia, vuoi far vedere il tuo regalo di Natale di ieri? Ora vi faccio vedere il regalo di Giorgia di ieri. Eccolo qui. Anche Giorgia inizierà il suo Pandora. Eccoci ondolini. Con nome di panni zenzero. Il penny. Me ne da Questo portare qui. E questo. il globo. Come si chiamano questi Le firmini? clip. Ah, dei firmini. E anch'io ho ricevuto qualcosa di Pandora, ma lo vedrete soltanto se vedrete poi il video dei regali. Allora, prima che mi metto gli occhiali, volevo far vedere il look di oggi, che è proprio semplice, dalle stelle alle stalle rispetto a quello di ieri. Più che altro mi sono concentrata sul glowy, come potete notare, ma neanche più di tanto, perché ripeto, proprio oggi non ne ho voglia. E infatti mi sono anche fatta la cipolla proprio per manifestare questa mia gioia. Comunque, allora, come rossetto ho messo questo, che rispetto a ieri appunto non è opaco, non è proprio a lunga tenuta, però mi piace molto. Il trucco occhi è questo qua, proprio semplice. Ho messo un marroncino, color champagne, poi ho sfumato un po' di nero, non è eyeliner, è proprio ombretto nero, poi vabbè, il solito mascara. Sopracciglia un flick, come sempre, e illuminante sempre un flick. Con, vabbè, solite terre, cose. Però oggi non ho messo il fondotinta, ma bensì ho messo soltanto il correttore qua sotto e l'ho fissato col bake. Poi ho passato la cipria sul resto del viso e basta. Quindi adesso io ho finito di editare il vlog di ieri e si sta salvando, quindi ci metterà un pochino, quindi oggi pomeriggio poi quando torno, tanto so qua la casa accanto, quindi posso passare a vedere, insomma, lo metto in carica così lo potete vedere. Sono le 12:58, quindi mi devo sbrigare perché mi devo ancora vestire, sono ancora in pigiamata.
anche oggi c'è un po' di casino, meno di ieri, però c'è sempre un po' di casino. E visto che allora, l'altra famiglia, la parte della mia famiglia e l'altra quella di ieri, lo sanno che faccio video, cioè lo sanno di più. Invece di qua lo sa solo mia nonna, penso anche i miei zii. E vabbè, poi ci sono altre persone che comunque non lo sanno, quindi io riprenderò ma farò molto la furtiva. Prima avrei preso tutta la tavolata. Come vedete ho finito il trucco, ho messo gli occhiali, mi sono fatta la coda oggi. Ho messo questa felpa bordeaux, poi ho messo i leggings e le warage, cioè oggi proprio scialla scialla. Abbiamo appena scatto di regali. Tu non gli hai dato il tuo regalo? Sì. Vabbè, abbiamo scartato, qua ci stanno le carte di un po' di regali e adesso si mangia. Il latte ti do, la neve sui monti cadeva dal cielo, Maria col suo velo copriva Gesù. Ha fatto anche il movimento. Momento giocata. Ciao. Eccoci qua, pronti. Allora, praticamente sono le 5:30, stanno andando un pochino via, qui abbiamo appena finito di giocare, io ho vinto una tombola, devo dire che io non sono fortunata né in amore né nel gioco, quindi cioè, vediamo se fa un po' mente locale e vediamo un attimo. Prima sono andata a casa e ho messo a caricare il video, solo che mi sa che appunto, dato che il computer è rotto, mi si scollega da internet in continuazione e quindi praticamente non mi si è caricato. Cioè diceva mezz'ora, anzi 20 minuti, è passata tipo un'ora, quindi non si è caricato, mo arrivo a casa. Oh my god, we back home. Siamo appena tornati a casa e c'è la mia piccola amore vicino ai miei pantaloni del pigiama. Amore, buono? Sono stanca morta. Meno di ieri naturalmente, perché sono soltanto le 4:30, no? Le 6:30. Anzi, le 6:40. E comunque sia, appunto, siamo appena tornati. Abbiamo giocato 7:30, tombo, tutte quelle cose molto carine. Adesso sto finendo, perché come avevo previsto naturalmente il video non si era caricato, è rimasto al 70%, quindi l'ho rimesso a caricare. Poi penso tipo verso le 7 lo metterò online. Poi mi voglio vedere il Grinch, perché come può concludersi un giorno di Natale senza aver visto il Grinch almeno una volta questo Natale? Quindi assolutamente vedere il Grinch. Quindi adesso aspetto che il video si carichi, nel mentre metto a posto i regali e li metto tutti quanti, così poi a gennaio, non so se girerò il video proprio i primi di gennaio o dopo il 10 di gennaio, perché comunque volevo farvi vedere i regali bene anche con i soldi che mi hanno dato, cosa ci andrò a comprare poi. E comunque devo andare a prendere delle cose che già mi sono arrivate, però le devo prendere, insomma un po' di casini, quindi per avere tutti i regali bene bene bene, quindi farvi vedere le vere cose, dovrò aspettare un pochino, quindi non lo so, adesso quando avrò tempo di andare sicuramente vado, le prendo e poi giro il video, così potete vederlo. Io ad esempio non vedo l'ora ogni Natale di vedere cosa hanno ricevuto le altre mie colleghe o le persone che seguo su YouTube. È fighissimo, io è uno dei video più attesi dell'anno, non so voi, ma io essendo super curiosa, cioè proprio a ruota ci vado con questi video. E ci vediamo dopo, spero struccata, anche se il trucco di oggi mi piace un casino, anche se non è niente di che, anzi ha anche retto bene, perché oggi ho messo anche il primer, cosa che io non faccio mai, perché avendo la pelle leggermente grassina, soprattutto sul naso, fronte, comunque i punti dove va messo di solito il primer, no?
un po' non è che mi convince tanto. Invece oggi l'ho usato e direi che sa, così una volta al mese si può usare il primer. Anche perché avendo tutti i siliconi, un po' di sporcerie varie, non è che fa proprio bene. Ok, ho appena caricato il Vlogmas, l'ho chiamato perché comunque si tratta sempre di Natale, anche se non ho fatto giorno per giorno, ma vi ho già spiegato la situazione. E adesso, allora, i miei e mia sorella stanno andando a casa di amici a giocare sempre a carte, ma visto che io secondo me non è che sia proprio molto fortunata, quindi preferisco onde evitare di sperperare tutto il mio avere. Rimango a casa e mi guardo il Grinch, quindi sto andando su alta definizione. Adesso scrivo Grinch. Eccolo qui, il Grinch che ruba il Natale. How the Grinch Stole Christmas. Sono le 7:30 nel mentre, quindi è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Appunto, dovevo sistemare le ultime cose del video. Non ho ancora finito in realtà di sistemare, anche se l'ho già messo online. Mentre che si carica il film, lo vado a sistemare l'info box e insomma tutte cose. E metto anche i video nella scheda informazione, così potete vederli. Penso che poi avrò fatto tutto per questo video. Ecco Gwenda che mi raggiunge, perché quando se ne vanno tutti, naturalmente viene dall'unica che è a casa, come non poteva. Quindi, allora, facciamo queste cose qui. E nel mentre io stacco con voi, perché se no non riesco a fare due cose insieme. Eccoci qua, siamo io e la Gwendy, sole solette, sempre a casa, non ci siamo mosse. Nel mentre sono passata a vedere Supergirl. Ho iniziato la seconda stagione e mi sono anche bardata perché ho un freddo boia. Nonostante siano accesi i termosifoni e tutto quanto, ho freddo e non so se mi sono mezza ammalata, ma non ammalata del tutto, cioè tipo ho un raffreddore molto forte, non lo so. Ho cenato, cioè mi sono mangiato i broccoli che erano rimasti del pranzo di oggi, quindi sì, ho cenato, oddio, ho smangiucchiato. Nel mentre si è fatta una certa ora perché sono quasi le 11 e i miei sono ancora fuori, non lo so. Poi io non vado a dormire di certo finché non torno. Tornano perché comunque no, ho paura di primo chiudere le finestre quando sono a casa da sola, non so se anche a voi succede, chiudere le persiane, le finestre in generale, quindi sostanzialmente devo aspettare finché non tornano. Domani mattina mi alzo come ho fatto oggi e edito questo vlog che state vedendo in questo momento, così lo potrò mettere appunto oggi quando lo state vedendo. Però io volevo salutarvi perché comunque la serata sostanzialmente è finita, stiamo per andare a dormire. Detto ciò, spero questi due vlogmas, diciamo così, natalizi vi abbiano tenuto compagnia, vi abbiano fatto vedere cosa faccio tranquillamente a Natale con la mia famiglia e come tutti penso, perché non ho fatto cose eclatanti. Poi ripeto, se volete vedere cosa mi hanno regalato a Natale, aspettate, comunque a gennaio uscirà poi il video dei regali, ve lo ripeto. Se non siete ancora iscritti, ricordatevi di iscrivervi perché in questo 2017 ci saranno tantissime, tantissime novità sicuramente. Quindi vi mando ancora un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Vi amo da morire.